Il giudice Andrea Perelli, secondo gli avvocati di Stefano Bigini e Andrea Diotto, non potrebbe pronunciarsi sul caso Solvay che si è aperto nei mesi scorsi. I due ex direttori della multinazionale di Spinetta Marengo sono accusati di disastro ambientale colposo ed il giudice Perelli, un anno fa, in qualità però di GIP, aveva disposto il sequestro delle discariche dei gessi del polo chimico. Ieri, 3 aprile, avrebbe dovuto sapersi qualche cosa da Torino, dove appunto è stata discussa la ricostruzione del giudice dice ma il procuratore generale si è espresso con un parere negativo ed ha chiesto di rigettare l'istanza avanzata dagli avvocati della multinazionale. Nei prossimi giorni si saprà qualche cosa di più. Alla prima udienza più di un mese fa erano presenti diverse realtà che insieme ad esempio ai sindacati, alle associazioni come Medicina Democratica, WWF, Lega Ambiente dell'Ovadese, e Estura e il Codacons si costituiranno come parti civili. Tanti anche i cittadini di Speretta Marengo che hanno deciso di farsi rappresentare dagli avvocati Vittorio Spallasso, Giuseppe Lanzavecchia, Laura Pianezza e Davide Daghino. Se i due ex amministratori sono accusati di disastro colposo, sul banco degli imputati per la procura di Alessandria c'è anche la multinazionale che dovrà rispondere di illecito amministrativo. Biagini e Diotto non avrebbero provveduto ad un efficace risanamento della contaminazione, mentre secondo i vertici della multinazionale sarebbero stati investiti parecchi milioni di euro per applicare migliorie ed innovazioni tecnologiche per la bonifica e la messa in sicurezza dell'impianto di Spinetta Marengo.